che se... Vemo me sposa la stoffa e voi che sul mare. Anche belle tutti, ma andiamo in giro. Voi che sul mare. Sempre bello. E ma tocca, me l'invieda a gladarmene. Me dopo segna bene. Scusi, ma lo che... Col cavaliere Cornetti che il piacere di parlare? Prego, cavaliere, ancora no. Ah, ma lo sarà molto presto. Scusi, ma lui? La sua signora? Prego, la mia signora. E Giorgio Cattese. La... Ma lo che cos'è il new affair? No, vede, aspetta, un attimo che non lo trovo. No, mi attanti gli attimo perché sono impaziente, sa? Giorgio Cattelli del Comitato per il Congresso Sezione Alloggio. Ah, non è? Non si accomodi, non si accomodi. Ecco, sì. No, troppo. Grazie, allora mi siedo, mi siedo. Ecco, sì. Guarda che a me, capivo che... Anche a me, che dopo sono di solito il barbagiano. Se sono entrato in casa Cornetti è perché c'era un giusto motivo, allora, vede, non trovandomi in casa, signori Cornetti, mi permettevo di spiegare alle signorine... Questa è Renata. Piacere, Giorgio. E l'altra nome? Bice. Ah, Bice, sì. Bice, ricorderò, Bice, sì. Prego. Vede, signor Cornetti, spiegavo loro che il Comitato per il Congresso Sezione Alloggi, di cui modestamente sono responsabile, spera e confida e in man fa girare tutti in co come una bestia. Le presento mio fratello. Piacere. Piacere, che stava con lei. Ma non sul camino. No, c'era su un fuscone. Ci piace la doca. E su una dei piazza perché voleva vedere i preparativi che rendere per davanti al don. Guarda. Momentra guardava su. E io strabuco e tacca una pecca, io picce snoccio, ma non me, guarda, non è che mi posso. Allora, mette il mosese. Esatto. Che da vedere quanto luce, che da guarda, poi gli metti in cara. Anche lei congressista? Sì. Ah, sì? E con tante tessere. Ah, sì? Sì. Cla... Cam la deda al me pre... In collaborazione col stradei del mio paese. E poi dopo stanca. Casser la sessione e cagro per raccolti, bene. Io direi una distinzione meritata. Per il suo impegno e la sua intelligenza. Soprattutto. No, me più che etere, ecco. E voleva dire che me, mi mancia me, perché sono un po' più signor che è per parrocchiano. Vedo. È vero che adesso sono fuori con tanti quoti, che bisogna più viaggiare, ma questo che... Però guarda, basta che me, al mio paese spago un'ora che me ambet me a spese. Ben detto. Ah, persona incommiabile. Esattamente. Prego. Ma se permette, stavamo parlando. No, anche a me preoccupa. Prego. No, mi fa piacere. Stavo dicendo che il comitato alloggi, di cui modestamente sono responsabile, confida nella disponibilità delle famiglie signorili e benestanti qua in paese. E allora cosa vuole mai? Si è pensato anche a lei, signor Cornetti. Si è pensato a lei soprattutto perché si sa che da lungo tempo lei ha profondi sentimenti religiosi. Diciamo profondi sentimenti, Ecco, profondi sentimenti. E poi si sa, è ben noto in città, che con il suo impegno, costanza e dedizione lei ha procurato un benessere economico e morale per tutta la sua famiglia. Se sopravvivere col put che le stai con di gran sacrificio. Ah, ci credi? E poi ci tenevo a dirle che in città il nome dei Cornetti è ben noto, si è proprio rinomato. Ah, ma che me c'è un Cornetti? Alessà, metta sedo. Prego, se vuoi continuare, signor avvocato. Ma no, avvocato ancora no, grazie. Gana parla a te, che salva avanti che sei di vita, la presto. Metta sedo. E guardi che io ho belle messo a disposizione una camera per i congressisti, sa? Guardi, l'efficienza del comitato mi ha informato
della vostra disponibilità, di questa camera che lei ha messo, io sono già al corrente. E quindi, veniamo al soldo, signor Coretti, se lei conferma la disponibilità, volendo, la persona degna di essere ospitata qui da voi è già scelta. Di là! Signor Coretti, mi sono semplicemente affrettato per venirvelo a comunicare. E allora, se siete pronti, io potrei anche passare all'annuncio ufficiale della... c'è qualche problema? Sì, al Ganarogna, che prima andava a festa la gratera a Bologna, adesso gli andava alla polgratera a cacà, allora. Perché volendo io... Allora... Calpine sapore. Signori Cornetti, la persona degna di essere ospitata qui da voi è scelta e si tratta di... Sua Eccellenza Monsignor Ulisse Bonesti, vescovo a Roma presso la Congregazione dei Santi Riti. Cosa vuole mai, signor Cornetti? Signor Cornetti, netta carga, Un caricone! E io sono nipote dell'illustre mio zio, da parte di mia madre che era reggiana. Francamente sono un preoccupato. Ma capisco. Perché poi deve sapere che essendo in contatto con lo zio, mi scrive e mi ha chiesto a me di trovargli un alloggio dignitoso per la sua persona. Io mi sono permesso di parlare di voi, della vostra famiglia, della vostra condotta encomiabile, veramente rispettabilissima, e mi ha detto che accetterà ben volentieri la sua permanenza qui da voi, se siete disponibili. Guardi la lettera con la quale mi ha scritto, vede, timbro papale di Roma, dice, di Roma. Vuole belle sport? No, è il sigillo. È il sigillo. È il sigillo.